La roster più venduta del mondo non ha certo bisogno di presentazioni. Anche oggi che il mercato dell'auto è cambiato profondamente con la crisi, si parla ancora di MX5. Qual è il segreto di successo di questo prodotto? Il segreto dell'MX5 è essere rimasta se stessa. Da quando l'abbiamo realizzata, il primo esemplare nel 1989, ad oggi, il successo della vettura è stato determinato dal progetto tecnologico che c'era dietro, questa ripartizione dei pesi 50 e 50 tra avantreno e retrotreno, che facevano sì che la vettura desse delle sensazioni ai puristi delle Spider senza precedenti. Ci ha detto che in ogni Mazda c'è un po' di MX5, che cosa significa? Oggi le nostre vetture, quelle della sesta generazione che stiamo lanciando sul mercato dall'anno scorso, ambiscono ad avere come risultato le sensazioni e il piacere di guida che dà MX5. Ogni vettura che deve uscire dalla produzione, quindi che verrà poi venduta, deve possedere tre attributi che sono quelli che poi hanno determinato il successo di MX5. Devono avere uno stile accattivante e dinamico. Devono avere una tecnologia all'avanguardia e molto innovativa, come lo è la tecnologia SkyActiv che oggi dota le nostre vetture, e deve giungere al grande piacere di guida. Questo modo di fare roadster ha fatto scuola, evidentemente. La notizia ufficiale, Alfa Romeo vi ha scelto Mazda per un'alleanza per produrre la sua roadster. Ci può dire qualcosa di questo accordo? Posso dire quanto è già stato detto, aggiungendo che si tratta delle unioni di due colossi che hanno determinato, che hanno dominato questo segmento di mercato da sempre. Alfa Romeo lo ha fatto negli anni 70 con la sua vettura, noi dalla fine degli anni 80 ad oggi lo stiamo dominando con la MX5. Pensate che in Italia MX5 registra una quota di mercato nel segmento dei roadster delle Spider Coupé dell'88%, quindi una market share incredibile, e questo è dovuto al fatto che ormai siamo rimasti quasi unici nel proporre prodotti di questo genere, e questo ovviamente ha scaturito l'interesse di qualcun altro che vuole fare prodotti in questa nicchia di mercato. In Italia chi è il cliente delle MX5? Sono clienti che amano la propria vettura, che difficilmente la cambiano, anche se la vettura è una vettura anziana nel tempo, perché la MX5 non è tanto un'auto ma è una compagna di viaggio. Una volta che l'hai provata non riesci a abbandonarla mai più. In Italia ce ne sono 6.000 di questi clienti e sono clienti che ci seguono, sono clienti che ovviamente ogni anno notano e annotano ciò che facciamo su MX5. Quindi il bello del cliente MX5 è proprio la fedeltà. In Europa, se non sbaglio, ci sono qualcosa come 500 club. Ci può dire qualcosa sulle attività che organizzate per gli appassionati di questo modello? In Italia molti club, di cui il più importante è il registro MX5, che ci aiuta a sviluppare questa passione per MX5, che, col quale cooperiamo per organizzare dei raduni che sono un elemento di cui Mazda Italia va fiera da sempre, perché coinvolgere ed avere quell'esplosione di passione che si respira durante questi raduni nel mondo dell'auto è molto difficile ottenerla, e noi con MX5 ci riusciamo. E un'ultima domanda sulla Calte, che è la versione speciale che lanciate per questa primavera estate 2013. Ci può dire in breve quali sono le caratteristiche dell'allestimento? La Calte verrà commercializzata nel colore nero e grigio per la soft top, dove però la cappotto sarà marrone e gli interni in pelle marroni, quindi con questo contrasto sportivo e elegante. La hard top, quella col tetto rigido, che ricordo si apre e si chiude in 12 secondi, il più veloce del segmento, e gli interni anche, la versione è blu e gli interni sono color tabacco anch'essi. L'offerta commerciale? Le vetture vengono commercializzate con motore 1826 cavalli, nella versione soft top il prezzo è 25.750 euro, per la versione invece con tettino rigido 2.000 euro in più, quindi 27.750 euro.